Ciao a tutti, se lui non si fa più sentire, evita di inseguire o di zerbinarti. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, può succedere che lui non si faccia più sentire. Ora, quando non si fa più sentire è perché hai commesso un errore strategico. Perché se prima si faceva sentire e dopo non si fa più sentire, significa che hai commesso un errore strategico. Di questo devi prenderne atto. L'errore strategico normalmente qual è? Beh, normalmente è quello di aver gratificato troppo le sue esigenze, ad esempio esigenze sessuali. Tu le hai gratificate, lui tac, è sparito perché è come dire, quando il desiderio è uguale al possesso, non destabilizziamo il simbolo, non siamo più innamorati. E allora qua si fanno degli errori, le donne fanno spesso degli errori fondamentali, iniziano ossessivamente a inseguire, iniziano a cercare, iniziano a fare delle cose, a zerbinarsi, ecco, iniziano a fare le zerbine. Ecco, evita di fare la zerbina e evita di inseguire, perché otterresti paradossalmente l'effetto contrario. La cosa che bisogna imparare a fare, che adesso vedremo, è la gestione delle emozioni. Prima però ti ricordo che se vuoi imparare bene come gestire le tue emozioni e gestire le emozioni dell'altro, per evitare di finire in queste situazioni e casomai, se ci fossi finita, per venirne fuori, partecipa al mio seminario venerdì 8 novembre 2019 alle 20:45 a Torino. Imparerai come gestire la tua emotività e gestire l'emotività dell'altro. Il riferimento per tutte le info è il 333 15 11 703. Ma veniamo al tema. Allora, perché inseguire non funziona e zerbinarti neanche. Fare la zerbina non funziona, dire ma ti prego, ti supplico, stai con me, piangere, fare la sirena neanche, fare l'ambulanza, lamentarsi, mi ha lasciato, non mi vuole, non serve a niente. Quello che devi fare, prima cosa, autocentrati su te stessa e praticamente devi fare una cosa molto semplice, anzi due cose molto semplici. La prima è, diciamo, evitare di cercarlo e questo è fondamentale. Poi, per mandare attraverso un meccanismo che è il meccanismo dell'entanglement e il meccanismo del campo morfogenetico, mandare un'informazione energetica a questa persona, cioè che tu non sei più interessata. Ecco, un'informazione di disinteresse. Nel momento in cui tu provi veramente a staccarti, e ci sono delle tecniche che si possono imparare, cioè nel senso che tu dici se mi stacco poi non mi interessa più. No. Far trasparire, diciamo così, però emozioni di distacco. Queste emozioni, da un punto di vista energetico, diciamo, beh, adesso non vado a spiegare, comunque ci sono due principi della quantistica, il campo morfogenetico e l'entanglement, già dimostrati ampiamente, che a livello energetico, quando si è creata una connessione, si percepisce. Quindi, in questo seminario che terrò venerdì 8 novembre 2019 a Torino alle 20:45, il riferimento al 333 15 11 703, ti insegnerò come far percepire energeticamente all'altra persona il distacco. Questo comporta anche che tu faccia delle azioni, che tu faccia delle cose per far passare questo meccanismo di distacco. È un'informazione che arriva e nel momento in cui questa informazione viene recepita non dalla sfera logico-razionale dell'altra persona, ma dai suoi recettori analogici, dai suoi recettori energetici, questa persona dal di dentro sentirà l'esigenza di contattarti, dal di dentro sentirà l'esigenza di manifestarsi. E allora succederà un evento magico, succederà un evento catartico che in qualche modo si farà sentire lui. Si farà sentire lui. E a questo punto devi conoscere bene le strategie di seduzione per, diciamo, dargli emozione, diventare rapidamente il bersaglio emotivo delle sue emozioni, cioè far sì che la sua parte emotiva ti riconosca come capace di erogare tensione, ti riconosca come capace di erogare stimoli emotivi anche molto forti. Questo è importantissimo e fondamentale perché in questo caso, come dire, la clessidra finalmente si rivolterà. Finalmente non sarai più tu a dover inseguire, ma vedrai che magicamente inizierà a inseguirti lui. E questo cade, diciamo, accade molto spesso nella nostra vita se riusciamo a essere centrati su noi stessi e applicare al meglio le strategie emozionali, perché le emozioni, diciamo, condizionano.
E noi dobbiamo imparare quindi a condizionare attraverso le emozioni, ma anche a condizionarci positivamente. E qui accadrà la magia, accadrà la magia del ribaltamento, qualcosa che neanche la tua più fervida immaginazione poteva pensare, che questa persona inizia a inseguirti. Io ne ho viste tantissime situazioni di questo genere, in cui c'è stato un ribaltamento globale. Quindi per imparare bene queste tecniche ti aspetto venerdì 8 novembre 2019 a Torino alle 20:45 e al mio seminario. E il riferimento per tutte le info, comunque lascerò già dell'info nel box, è il 333 15 11 703, venerdì 8 novembre 2019, Torino, ore 20:45. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.